Ehi là gente, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo tornati su Clash Royale. Dopo quasi un mese di attesa siamo pronti per aprire il baule super magico, signori. Nel frattempo abbiamo droppato pure un baule magico e va bene, apriamo anche questo. In questo opening chest cercheremo il cimitero, anche se le altre 4 leggendarie non mi fanno comunque schifo. L'importante è trovarne almeno una, se no veramente sclero, perché questo qui è un baule super magico di Arena 9, signori. Io direi di cominciare subito. Partiamo con le free chest, così per riscaldarci un pochettino. 87 di oro, una goblin hut, 10 goblin. Come potete vedere ho messo Clash Royale in inglese, perché un tizio così a caso sotto un video mi ha detto: Ferre, metti Clash Royale in inglese perché così troverai una leggendaria. Non ho ancora capito adesso la logica di questa affermazione, ma nel dubbio io ci ho provato. Se oggi troviamo una leggendaria comunque non sarà a merito della lingua inglese, ve lo dico. Seconda free chest nel frattempo, abbiamo 77 di oro, una torre inferno e 10 goblin di nuovo. Oggi è mica la giornata dei goblin? Spero per te di no, Clash Royale. Ok, partiamo adesso col primo baule gold, 241 di oro, una zap, madonna la povertà, 6 knight, i cavalieri, sì, io adesso comincio a parlare in inglese, giustamente, 27 arcieri e 4 torri inferno. Molto bene, perché le torri inferno le utilizzo. E qua per fortuna non siamo sulla Road to Guinness, dove tutto quello che troviamo doppio non si può più utilizzare. Ultimo baule d'oro, nel frattempo abbiamo subito 230 di oro, ok. Un barbaro, di nuovo la povertà, signori. Perché un barbaro? 2 Minion Horde, cioè la povertà, ribadisco. Che tra l'altro di Minion Horde ne abbiamo 1500 quasi, cioè non la livello dai secoli proprio. 4 torri bombardiere e 31 bombaroli. Abbastanza interessanti, anche se al momento non li sto utilizzando, i cari bombaroli. Signori, 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 siete pronti? Cominciamo con la roba interessante adesso. Crown Chest, allora, 598 di oro, buono per una crown chest se non sbaglio. 2 gemme, 10 spear goblin, non è la giornata dei goblin questa, lo ripeto. 27 minions, quindi vabbè, va bene, li utilizzo comunque. Gigante royale per 31 e moschettiera. Va bene, va bene, va bene. I giganti royal, come avete potuto vedere, è da un po' che la gente non li richiede più. Non capisco il perché. Cioè, teoricamente potrei farmi il gigante royale a livello 10. Sarebbe proprio una rottura di cazzo incredibile. Comunque sia, siamo pronti per il primo baule speciale. Baule magico, signori. Eccolo qua, 7 skip per noi, 623 di oro subito. Primo skip, 5 zap, di nuovo la povertà. Proprio oggi la zap con le gocce ce la danno. Secondo skip, altri giganti royal. Va bene, va bene. 29 Tesla, già meglio. Dammi la rara, dammi la rara. 5 Ice Golem. Ok, dammi ancora, no, dammi la epica adesso, dammi la epica. No, 46 cannoni. No, 18 torri inferno, quindi adesso ci sarà per forza la epica, anzi no, le epiche. Comunque di nuovo torre inferno, va bene, va benissimo. Vediamo un po'. Mongolfiere. Possiamo farle a livello 4, ma non le uso. Perché? Dai ragazzi, abbiamo ancora il super baule magico, signori. Andiamolo ad aprire. Io veramente ho paura in questo momento, lo potete capire. Finalmente la prima slot del nostro account si libera dopo giorni e giorni e giorni. Ok, andiamo. Baule super magico, 3857 di oro. Le bellezze, signori. Primo skip, subito l'epica, il pecca, attenzione, attenzione. Secondo skip, di nuovo l'epica, signori. Oh mio Dio, guardie per 4. Va molto bene così, direi, va molto bene. Dammi altre epiche? No, ok, rare, l'ice golem, va bene, va benissimo. Ancora, vediamo un po', 523 giganti royal. Ho capito, lo livello, lo prometto. Prossimo skip, 78 moschettieri. Allora adesso deve uscire la epica, perché qua abbiamo sparato un bel po' di rare. Adesso bisogna uscire la epica. Vai, epica, 18 streghe, signori, 18 streghe. Ok, ci potrebbe essere la leggendaria. Ci potrebbe essere la leggendaria. Signori, io non lo so, veramente. Spero con tutto me stesso.
andiamo, 3, 2, 1, vai! Leggendaria! Mastino! Sì, cazzo, sì! Il mastino, non ce l'ho, fa schifo, non me ne frega un cazzo, non ce l'avevo, il mastino è nostro. Screenshottino bello bello, che non fa mai schifo, e il mastino è nostro, signori, il mastino è nostro, oh mio Dio. Cosa facciamo? Vogliamo provare questo mastino? Ok. Ok, rieccoci, ho tirato fuori un deck col mastino, non l'ho mai usato. Ho messo carte a caso che vedo utilizzare quando mi mandano contro il mastino. Vediamo se esce qualcosa di decente, signori, perché lo proviamo subito in live, così a bruciapelo proprio. Ok, subito. Allora, vediamo un pochettino cosa ci capita. Un livello 10. Parte anche lui col mastino, signori. E quindi anche noi partiamo col mastino. Qualcosa mi dice che potrebbe leggermente fregarmi. Qualcosa mi dice di sì. Allora, conoscendolo, se ha il mastino potrebbe avere la Torre Inferno. Quindi mi tengo la zappa in mano, butto una tombstone dietro, ok. E mi ha buttato il draghetto dietro, che è molto molto stronzo. E mi ha buttato anche il mega sgherro laggiù, ok. Andiamo a gelare con lo spiritello di ghiaccio. Nel frattempo butta anche il tronco, lo stronzone. Qua dall'altra parte mi sta tirando giù la torre con una facilità inaudita, ok. E noi non le abbiamo fatto un cazzo di hit, signori, quindi non va bene sta cosa per niente, direi. Ok, fireball così, perfetta. Allora, a sto punto, riflettiamo un secondo. Ok, mi ha ributtato il mastino, quindi io butto il drago infernale a questo giro. Lui mi butta anche un altro drago infernale pure lui, che però il suo è di livello 2, cazzo. Questo è un grossissimo problema, direi. È un grossissimo problema, oh yes. Perché, oh mio Dio, c'è pure le frecce, sto schifoso. Zappiamolo, velocissimi. E riusciamo a batterlo? Ok, 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 ok. Allora, dobbiamo inventarci qualcosa con la tombstone, direi. È un mazzo che veramente non ho mai utilizzato, signori. E spiritello di ghiaccio, miner, ok. Andiamo con il boscaiolos, che gela tutto puntualmente, il nostro spiritello di ghiaccio. Facciamo un po' di hit, no. Ok, arriva il suo mega sgherro maledetto. Arriva pure la principessa laggiù, oh signore santo. Fireball tirata male pure, non va bene. Allora, sto tipo dovrebbe morire, speriamo. Mi ha tirato giù la torre di destra con troppa facilità. Prima adesso recuperare sarà veramente dura, signori. Ok, buttiamo un Lava Hound di qua, ok. Buttiamoci la lapide, che dovrebbe counterare abbastanza bene. Mega sgherro di nuovo, ok. Andiamo a zappare. Buttiamo l'ice spirit, ok. Vediamo un pochettino se riusciamo a fare qualche hit noi adesso. Andiamo col miner sulla principessa. Forza, forza, dai che facciamo gli hit. Dai, dai, cazzo. Dai, cazzo, ragazzi, così andiamo. E forza, e andiamo, cazzo. Andiamo anche col mega minion, ok. Di nuovo lui. Di nuovo, zap, ok, ice spirit, ma penso che sto giro sia inutile, decisamente. Ok, siamo comunque in svantaggio perché le abbiamo fatto dei danni sulla torre centrale, ma lui la nostra torre ce l'ha leggermente stuprata. Buttiamoci la tombstone per deviare un attimino il mastino e anche, direi, un bel drago infernale. La tombstone subito sul, oh mio Dio, su quel baby dragon, ok, però il suo minion anche è morto, il suo mega minion è morto, scusate. Buttiamo il mastino che fa un po' da tank, fa un po' da tutto. Andiamo a zappare, andiamo a mettere anche un ice spirit sul, oh mio Dio, frecce, fanfuri, tutto. Ragazzi, non ci capisco più niente. Un deck col quale non ho mai, mai giocato, veramente, mai in vita mia. Oh mio Dio, che diavolo sta succedendo? Oh mio Dio santo, signori. Oh mio Dio. Basta, fai fuori cose. Butta cose, fai fuori altre cose di nuovo. Oh mio Dio. Vai, miner, fai degli hit. Oh signore. Gente, io qua veramente non capisco più nulla. Allora, tombstone di nuovo. Ok, e andiamo a pareggiare. Ho fatto più fatica in questa partita che veramente a sollevare un palazzo. Però calcoliamo che è un mazzo che ho fatto così totalmente a caso proprio. Devo decisamente testarlo. Decisamente ci potrei fare un video su sta cosa. Va sicuramente modificato perché certe cose non mi sono piaciute. Però non ho mai portato sul canale un mazzo col mastino. Anche perché in effetti non avevo il mastino. Avete ragione. Non so sinceramente quante persone aprono un baule super magico, trovano il mastino e sono contente. Ma
Io sinceramente lo sono, signori, perché il mastino mi mancava, quindi ora abbiamo solamente più 4 leggendarie, giusto? Sì, solamente non è proprio la parola giusta, però 4 leggendarie. Comunque sia, anche per questo video siamo giunti al termine. Io come al solito vi invito a fare un salto in descrizione dove trovate tutti i link delle cose che mi chiedete sempre. Vi ringrazio per tutto il sostegno che mi date ogni giorno, spero che anche questo video vi sia piaciuto. Vi saluto e vi do appuntamento sempre domani, sempre alle 5 e sempre con un nuovo video. Signori, io vi saluto, ciao a tutti!